Salve, salve da Marco Calabro per Conto di Amaci Cans Italia. Ci troviamo oggi a Eurocucine 2018 e stiamo per entrare nello stand di BFB Cucine. BFB Cucine è un nome di un'azienda che ha una storia importante. Consideriamo che ha iniziato la produzione nel 1976, ma è un'azienda che viene da una storia antica, che è la storia Battistelli. Andiamo a vedere che cosa ci sta proponendo quest'anno BFB. Come dicevo, stiamo parlando di un'azienda che ha una storia importante alle spalle, che è una storia che ha comunque oltre 40 anni e che comunque arriva da una famiglia che da oltre mezzo secolo cura il settore dell'arredamento. Vediamo in questo caso l'azienda come ci sta proponendo una soluzione cucina, dove abbiamo una serie di luci, una serie di vetrine che sicuramente arredano l'ambiente e che stanno a coreografia di un mobile cucina che fa della venatura del legno il suo primo protagonista. La struttura dell'antina è una struttura estremamente semplice, dove veramente la protagonista è la venatura, però è stato inserito un sistema di cornici, di masselli, che completano il prodotto. Questo discorso è successivamente stato completato da una maniglia che ci consente, la trazione dell'antina in metallo, che completa in maniera armonica il prodotto. Stiamo veramente parlando di un progetto semplice, essenziale, però estremamente funzionale e pratico. Vediamo anche infatti quello che ci sta proponendo in questo programma di base. Andiamo avanti, vediamo nell'altro spazio che BFB ha posto all'interno dello stand. Vediamo un altro caso dove la cucina viene arredata anche dalla luce. Vediamo qui questa colonna luminosa e questo sistema di illuminazione sotto le basi della cucina. Le basi della cucina possono essere basi a sospensione, come dove vediamo la luce, o queste basi di forma tradizionale. Vediamo come è stata creata questa maniglia all'interno della struttura, che si apre lungo il percorso e si va a chiudere alla fine del percorso. Lo stesso viene proposto anche da quest'altro lato. Vediamo quindi che praticamente con questo sistema si va a creare questo maniglione unico all'interno della cucina, sia nella misura più piccola, nella misura più grande di una casa, di un appartamento. Vediamo in questo sistema di pensili come anche la luce fa parte dell'arredamento. Vediamo lì come l'azienda ci sta proponendo questo spazio utile dove andare a collocare la funzionalità di tutti i giorni della cucina. L'azienda è estremamente attenta inoltre al problema funzionalità della cucina, quindi una serie di elettrodomestici che fanno di una cucina, di ogni cucina, un oggetto unico. Vediamo lì per esempio stanno probabilmente quelle persone per aprire una colonna. Vediamo uno degli amanti del mobile italiano, il signor Battistelli, che ci sta facendo vedere una delle soluzioni di funzionalità straordinarie che la cucina ci propone. Vedete, praticamente si riesce ad accedere a questi spazi con un movimento facilissimo, molto semplice. Veramente molto semplice. E una cucina è anche questo, cioè la funzionalità dell'oggetto. Vediamo, andiamo alla base.
guardate la possibilità di soluzione di scarto che abbiamo in questa cucina. Riusciamo a differenziare praticamente senza nessun grande problema gli spazi che ci servono per le differenti ecologie, per le differenti necessità di una casa, quindi una funzionalità pratica importantissima. Eccoci su un'altra base, qui abbiamo la lavastoviglie e qui abbiamo, voglio approfittare per farvi vedere come il particolare di questa cucina, come abbia una presa facile, funzionale per l'apertura dello sportello, dell'ampa. Particolari che fanno di una cucina un oggetto di design e un oggetto pratico. Questo che vedevamo poc'anzi è la lavastoviglie, che ci viene proposta nella cucina. Una funzionalità pratica, come dire, funzionale e sicuramente all'avanguardia. Vediamo quante cose oggi ci può proporre una cucina componibile. E in questo senso la BFB è sempre stata un'azienda che ha avuto estrema cura del particolare. Questa è la lavastoviglie proposta da BFB nei suoi progetti cucina. Andiamo dall'altra parte. Vediamo questa cucina. Guardiamo quante cose ci stanno all'interno di questa cucina, quante possibilità, quante soluzioni, oltretutto tutte quante estremamente pratiche, nel senso di utilizzo quotidiano, perché una cucina, oltre a essere un oggetto bello, deve anche essere un oggetto funzionale. Guardiamo qua quante cose possono essere conservate e utilizzate in una cucina. Veramente tante tante cose. Una cucina è anche questo, una cucina è anche una grande possibilità di soluzioni attuative. Ringrazio il signor Battistelli che ci sta permettendo di vedere non solo l'esteticità del prodotto, ma anche la sua funzionalità pratica. Vediamo che contenitore è questo cassettone, un contenitore straordinario, e vediamo nella parte superiore le divisioni che sono utilissime a chi lavora in una cucina, a chi ogni giorno ha bisogno di mille piccole cose che gli servono. E vediamo anche l'eleganza degli oggetti, come la rifinitura del legno, come la rifinitura del particolare. Vediamo, eccoci qua, vediamo cose piccole che sono cose estremamente funzionali, estremamente pratiche. La cucina è anche questo, e soprattutto questo, perché indipendentemente da una valutazione estetica che viene fatta al momento dell'acquisto, ci sta poi da fare una valutazione pratica. Guardiamo questo sistema di cottura. Io parlo di sistema di cottura perché parlare di cucina non sarebbe più indicato. È un sistema che ha, ecco qua, vediamo, è induzione, un sistema induzione che è estremamente pratico. E questo mi ricordo che quando uscì, per farlo capire, le aziende produttrici chiedevano alle persone di usare una banconota da poter mettere sotto la pentola, in modo da far vedere come andava a bollire l'acqua, però la banconota rimanesse intatta. Era un sistema assolutamente, guardiamo questo sistema d'aspirazione per esempio che ci sta facendo vedere adesso il signor Battistelli, vediamo questo sistema di aspirazione che riesce a tirarsi quelli che sono gli odori della cucina senza la necessità di andare a oscurare la zona superiore con una carta. Quindi avanguardia tecnologica che viene in questo caso da questa azienda curato come un argomento fondamentale. Vado adesso sulla parte della colonna, sulla parte contrapposta alla penisola che abbiamo visto. Vediamo questa soluzione frigorifero a due porte, vediamo la funzionalità anche in questo caso dell'oggetto.
l'importanza che dicevamo poc'anzi, vediamo come è stata creata nell'antina esterna praticamente un punto di tiraggio. Eccolo qua, questo è il sistema di congelazione. Consideriamo che probabilmente è la prima volta che si sta aprendo, perché sono arrivati direttamente per essere montati in fiera. Guardiamo questa manigliatura che è stata creata all'interno dello sportello, che dà quindi stile al sistema, perché in termini stilistici va a spezzare le antine così possenti delle colonne, ed estremamente funzionale dal punto di vista pratico, perché consente immediatamente di afferrare l'antina senza avere chissà quale problema. Qua rivediamo la stessa antina che sparisce sostanzialmente all'interno della struttura, consentendo di sfruttare l'interno del mobile in maniera pratica e veloce durante le fasi di cottura, mentre successivamente, guardate che spettacolo qua dentro, mentre successivamente, nel momento in cui la cucina non si usa, le ante salgono dai fianchi della cucina e vengono a ricollocarsi a chiusura della struttura. Tutto questo, io ringrazio per la pazienza il signor Battistelli che ci sta facendo vedere il tutto. Questo è una cucina di oggi, cioè la possibilità da una cucina, cioè da un'idea di un luogo che serva per preparare i propri alimenti, arrivare invece ad un luogo che sia un luogo di design e di alta tecnologia. Vediamo un altro degli oggetti che ci sta proponendo la cucina. Sono cose che sicuramente che fanno diventare avveniristiche le cucine di oggi, e che sono comunque, il fatto di averle in catalogo, sono sintomatiche della scelta, in questo caso di BFB, di voler riuscire a proporre alla propria utenza il massimo di comfort nell'utilizzo della cucina. Qua siamo arrivati all'ultimo elemento della cucina, un elemento che si chiude, ecco qua, stiamo vedendo quella che sta utilizzando adesso il signor Battistelli, è l'anta che si sta estraendo per andare a chiudere tutta la zona, eccola là, tutta la zona forno e la zona che avevamo visto poc'anzi di lavoro. Quindi al termine dell'utilizzo della cucina, uno semplicemente chiude tutta l'area cucina, trasformandola da quella che era una cucina, trasformandola in un mobile. Ritorno a questa zona dove la luce fa parte dell'arredamento stesso, perché in questo caso è stato intenzionalmente scelto da parte dell'azienda di creare quest'area che fosse di valenza estetica e che è completata da un'area vetrine in cima, quindi sopra. Vediamo infatti che il mobile è un mobile assolutamente completo. Guardate che bella questa vetrina, tutti i ripiani in cristallo che sfruttano appieno la luminosità a LED all'interno della cucina. E vediamo il sistema di chiusura, vediamo se riesco a far vedere il particolare, eccolo qua, guardate questa cerniera, un sistema di chiusura sicuramente attualissimo. Particolari che fanno la differenza in una cucina e in un design. Grazie sempre per ascoltare i video di Amaci Casa Italia. Siamo stati nello stand BFB ed vediamo se riesco a farvi vedere l'abbiamo fatta vedere. Volevo far vedere il marchio BFB, che è un nome storico, e vediamo in questo caso legato al design, in questo caso di Bertone ha realizzato per conto di BFB, vediamo il nome Bertone proprio in questo caso, il progetto che abbiamo appena completato di vedere.
il progetto che viene chiamato Miami Kitchen. Grazie sempre per ascoltare i video di Amaci Casa Italia e arrivederci. Ne approfitto come mi sta dicendo il signor Battistelli, perché facciamo vedere anche la zona relax. Voi avete visto che in effetti ormai c'è una tendenza a trasformare il mondo della cucina come una zona invece vivibile della casa. In questo senso Battistelli, quindi BFB, ha deciso di iniziare a inserire una serie di sistemi di comfort da abbinare alla cucina. Lo stiamo vedendo proprio qui in questo divano, che ha una filosofia arredativa sicuramente da zona living, che quindi non ha niente da invidiare a qualsiasi prodotto imbottito del mercato. Vediamo infine in questo caso come è stato completato con due puff a tavolino. Grazie sempre per ascoltare i video di Amaci Casa Italia e arrivederci al prossimo video.